E da questo punto di vista Ermanno Parete ha svolto una vita dedicata, nella parte soprattutto più tragica, a valorizzare un tema che è quello che probabilmente ci sta più a cuore, questo tema dell'inclusione e della diversità, e questo tema che peraltro abbiamo quest'anno anche in altri mo momenti onorato, perché abbiamo anche costruito una pietra d'inciampo proprio di fronte all'ingresso di Via Sarfatti 25, quindi questo è un elemento che ci rende oltretutto orgogliosi per questo tipo di iniziativa, ed è un elemento che cerchiamo sistematicamente anche con i nostri studenti di valorizzare con tutta una serie di iniziative. Quest'anno Bocconi, come tutte le scuole anglosassoni di rilievo, ha incominciato anche a istituire tutta una serie di agevolazioni e di attenzioni nei confronti delle anche diversità banalmente religiose, che è un aspetto che storicamente non veniva valorizzato all'interno del nostro paese e soprattutto della nostra istituzione. Quindi questo è un primo elemento che ci rende particolarmente contenti e felici. Un secondo motivo di orgoglio per la celebrazione di questa sera è che questo premio viene anche a confluire in una borsa di studio per la nostra studentessa che appunto ha vinto. Un terzo e non ultimo, ma non meno importante, ma ultimo elemento è il premio che, come verrà appunto specificato dettagliatamente dalla motivazione che il dottor Donato Parete appunto fornirà, sarà conferito a uno dei nostri alunni di più prestigio, che è il dottor Colao. Il dottor Colao è un alunno esemplare di Bocconi per non solo la sua storia professionale, che peraltro è passata attraverso l'arma, una cosa a cui lui tiene molto e che nel corso del tempo poi si è sviluppata in alcune delle aziende più prestigiose, nei ruoli più importanti, fino a diventare chiaramente uno dei manager più in vista e più efficaci dal punto di vista anche dell'impatto, dal punto di vista della leadership, e questo è un aspetto chiaramente molto importante. Ma anche perché Vittorio Colao è un nostro alunno particolarmente generoso, non manca mai di give back alla nostra università con il suo tempo e con la sua attività, che è per noi particolarmente preziosa. Quindi lui è un esempio che io credo sia perfettamente appunto collimante anche con il progetto della Fondazione Parete. Dopo l'8 settembre del 1943, al rompete le righe, mio padre si era trovato con le prime formazioni partigiane e da qui, quando i soldati tedeschi li catturarono, carcere a Udine e poi il campo di Dachau in Baviera, Germania. Per un certo tempo Dachau è stato considerato un campo minore, ma non è assolutamente così, anzi era un campo scuola delle SS e della Gestapo, perché poi si trasferissero nei più noti Auschwitz, Mauthausen, Bergen-Belsen, diventati maggiormente i centri di raccolta per gli ebrei da tutta l'Europa occupata. Il premio Parete sarà sempre articolato in questi due momenti: la proclamazione del premiato dentro la caserma Parete di Pescara, che per la disponibilità della Guardia di Finanza viene aperta ogni maggio alla città di Pescara e agli studenti abruzzesi che intervengono per ascoltare, come è stato con mio padre nel passato, il valore della memoria della Shoah. Questo maggio appunto per bocca del grande e caro Paolo Mieli, e poi in Bocconi tra ottobre-novembre a Milano con la consegna del premio Parete al premiato.